Era difficile come prova, quella dell'anno scorso era più facile. Pensavo fosse più facile, ma anche più difficile certi quesiti. So che ho fatto degli errori, però vabbè, ormai è andata. Più tempo non mi sarebbe servito, però di sicuro è stata molto più difficile rispetto a tutte le altre su cui mi sono preparata, cioè era davvero la più difficile. Io rispetto a fisica ho preferito sì matematica. A me non faceva né caldo né freddo, però visto che la maggior parte della gente preferiva matematica, va bene così. Ho fatto il problema 1, alcuni quesiti erano molto facili, altri onestamente non me li aspettavo, anche perché trattavano di, non dico cultura generale, però non erano i classici problemi di matematica sugli argomenti che studiano durante l'anno. No, io preferisco matematica. Fisica zero. Se fosse stata matematica e fisica, secondo me, almeno nella mia classe, sarebbe andata molto peggio. No, secondo me ha senso fare un esame finale dopo 5 anni di liceo. Secondo me è fondamentale mantenere l'esame di maturità. Non mi sento molto di dirti che serve l'esame di maturità, bensì ti dico che serve la preparazione, cioè a livello di maturità ti serve preparare un esame del genere perché ti imposta proprio all'università o comunque ti dà della responsabilità. Sì, ma non tanto per proprio il fatto di valutare in sé, perché alla fine diciamo che c'è un po' la concezione che tanto se entri alla maturità esci. Mi sentivo già maturo prima di fare questo esame, ecco, quindi non trovo utilità in quel senso. Più per avere, non so, una sorta di passaggio, un qualcosa che ti faccia un po' capire che effettivamente c'è un momento in cui devi far valere quello che hai fatto per 5 anni.